con Alessia alla scoperta di due supermercati americani in Queens. Oggi abbiamo deciso di fare il Queens perché entrambe siamo queensiane. Queensiane, si può dire queensiane. Queensiane. Abbiamo inventato noi. Stop number one, Trader Joe's. Stop number two, Food Bazaar. Bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss. Per contenuti, anteprime e consigli su New York e Stati Uniti d'America, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Arrivate a Long Island City, let's go to Trader Joe's. Vai Alessa, prendi un carrello. Come si entra da ogni Trader Joe's ci sono i fiori. Hanno un prezzo eccezionale. Facci vedere un po' di prezzi, dai. Ok, sono $6.99. Ecco, $9, $8.99. Le rose sono $8.99 più le tasse. Più le tasse, però è un prezzo eccezionale perché se vai fuori costano molto molto di più. Tra l'altro le tasse nello stato di New York sono 8.8%. Vi lascio qua sopra il video che ho fatto che parla anche di questo. Ci sono anche tanti prodotti per i vegani. Sì, c'è un po' di tutto per vegani, vegetariani, carnivori. Con giusto due cose per fare un punto su Trader Joe's. Trader Joe's nasce in California, a Pasadena, nel 1967, quindi ormai è un'attività da 55 anni. Sì. E in tutto il territorio americano ha 530 supermercati americani. Una roba favolosa. Favolosa. Perché ci piace Trader Joe's? Allora, Trader Joe's ci piace tantissimo perché prima di tutto è uno dei supermercati americani, almeno qui a New York, che non costa tantissimo e dà dei prodotti Confermo. Molto buoni. Prodotti anche organici, cioè biologici, prodotti di importazione dall'Europa, eccetera. Per Alessia dobbiamo comprare la pasta bolognese. Ok, magari, questa magari no. Allora compriamo un bel turkey bolognese. Non lo so, che dici? Te lo compri? No! No, il mac and cheese però posso assicurare che è buono perché a mia figlia piace molto questo qua. E tra l'altro poi loro fanno anche reduce guilt, cioè per 20 per chi non vuole ingrassare troppo. Certo, soprattutto. Da notare la salsa piccante ovunque, per qualsiasi pietanza surgelata che compri loro ti vogliono vendere una salsa piccante. Certo. Una cosa che voglio far vedere, quello che loro intendono per biscotti sono queste cose qui, buonissimissimissime al cioccolato, tipo i cantucci vostri. Sì, tipo i cantucci di Prato. Questa è tutta la sezione italiana surgelata. Sì, i famosi quattro salti in padella, no, che risolvono. Facci vedere. Così si vede. Clam sauce. Oh my god. Se no poi c'è l'arrabbiata. L'arrabbiata. Le fettuccine con i funghi. Poi abbiamo anche il risotto con i funghi. Pure ravioli. Basta. No, l'ho già. I ravioli. Ma sta roba è buona, te l'hai provata mai? Sì. Ora non tutto, però diverse cose ho provato, sono buone. Una cosa che forse non avete mai visto, i ravioli fritti. Fried ravioli? Non lo so, non l'ho mai provato, ma sono un po' strani, no? Ci ho visto una delle mie cose preferite da Trader Joe's. Il bellini alla pesca. Ma I love you. Allora, questo costa, Alessia. Oh, questo costa soltanto $5.99. Bellini alla pesca, buonissimo. Giusto? Sì, sì, buono. Anche questo. Allora, prendiamo. Prendiamo uno, prendiamo due, prendiamo tre, prendiamo quattro. Due. Facciamo un bel tre. Aspetta, vediamo un attimo le calorie. Questi sono i prodotti che dice Alessia salutari. Non c'è manco scritto le calorie. Infatti, vedi? Niente, non c'è scritto. Non c'è neanche il tagliandino. 5.5% di alcol dentro. Ah, quello basta. Quello basta, basta. Una delle mie cose preferite in America, sweet potato fries. Questo è buonissimo. È un gelato alla soia con le ciliegie e i pezzettini di cioccolata, buonissimo. Ma poi guarda, ho visto questo al matcha. A me non mi piace il matcha. Neanche a me, questo non l'ho mai provato, devo dire la verità. Matcha però... green tea, spieghiamo cos'è questo matcha. Il matcha è una pianta giapponese verde, verdissima, verdissima. Che c'ha un sapore forte. Molto, ci fanno il tè di solito al matcha.
La particolarità di Trader Joe's c'ha le icone del quartiere. Come non mostrare il sugo bolognese pasta sauce vegano. Che cosa c'è dentro? Vai Vediamo. A vedere, perché c'è l'etichetta in questo? C'è pomodoro, ci sono plant-based crumbles, cioè prendete dei pezzettini che dovrebbero assomigliare a pezzettini di carne, che invece sono fatti di piselli, proteine e varie verdure, insomma. La pasta fatta a lenticchie rosse. Chi è che non vende la farina a quasi 3 kg? Sta una mano fa... Questa è la farina che vende Trader Joe's. 2,27 kg. Questa è normale, eh? Questa poi è normale. C'è invece quella organic che costa un dollaro in più, 3,99 invece di 3,99 invece di 2,99. Ottimi, sì, prezzi. Ottimi però. Prezzi. Poi abbiamo il mango secco, le arance secche, le banane secche, datteri secchi, mele secche. Oh my god, what is watermelon jerky? Non l'ho mai provato, sarà disidratato forse. Lo vogliamo provare? Proviamo. Questi sono tutti mix per fare i dolci. Alessia è un'esperta perché sta sempre in cucina. Questo è molto buono, nonostante a me non piaccia le cose fatte con il pumpkin, cioè con la zucca. Questo è veramente buono. E la cosa è che il Trejoso ha cose solo preparati e fa solo lui, non sono di marche più commerciali, no? Che possono avere altri supermercati americani. Esatto, la marca è proprio Trader Joe's. Stabile peanut butter. Costo $2,29. Qua ci abbiamo tutta la sfilza dei caffè del mondo. Sì. Che già ho visto, Etiopia. French roast, che è francese. Un tipo di macinatura. Poi c'è quella per fare l'espresso. Poi colombiano lassù. Sì, colombiano. Questo che viene dalla... Guarda dietro. Ermera. Ermera? Non so dov'è. Neanche io lo so. Dov'è Ermera? Aiutateci. Dov'è Ermera? Dov'è Ermera? Chi lo sa lo scrive. Lo dobbiamo andare a cercare. Google, help us. Dove siamo nel mondo? Indonesia, ci avevo azzeccato. Siamo in Indonesia. È un'isola indonesiana, secondo me. Brava Alessia, abbiamo imparato una cosa nuova. Particolarità di Trader Joe's è che puoi comprare il caffè in chicchi e poi dopo là c'è la macchinetta per andare a... Dove si macina il caffè. Lo si mette dentro. E poi esce qua fuori. Amazing! Come non mostrare il chicken marsala? Famosissimo, e te lo vendono anche i ristoranti qua in America, giusto? Sì. Tu l'hai provato, sì. Mai? Mai. Mai. Compralo Alessia. No, grazie. Alessia, compralo. No. Alessia, magnatelo stasera. Lei, mamma, me lo tira dietro. Ma io ho una domanda per te. Qual è il supermercato americano tuo preferito? È Trader Joe's. Davvero? Sì, sì. Supermercato che apprezzi meno, insomma. Allora, che apprezzo meno, diciamo quelli proprio grandi, grandi supermercati tipo Stop and Shop, che ci vado pure io a comprare, però insomma non è uno dei miei preferiti, ecco, proprio se sono con l'acqua alla gola. Hai detto Stop and Shop? Ci ho fatto un vlog sui supermercati americani, ve lo lascio qua sopra. Invece quando costano le mini cupcakes? Che bene, ce ne abbiamo 8. No, 3, 6, 12 per $3,99, niente. Niente, niente. Come fare a ingrassare? Sì, non vale neanche la pena farseli. Poi guarda che carini questi, che sono anche decorati come dei fiori. Fighissima, che a me mi piace molto, dello stile di Trader Joe's, sono tutte le lavagnette delle varie corsie che sono scritte a mano. Ale, che stai a guardare? Ginger beer. È una bevanda tipica americana che è fatta con il ginger, con lo zenzero, ed è gassata. Cioè lo chiamano ginger beer perché è gassata, non è che è alcolica però, eh. Però intanto c'è da dire che Trader Joe's non ha le dimensioni americane che conosciamo, giusto Alessia? Sì, giusto, ha tutto molto più, diciamo, di europeo. Ridotto, le dimensioni sono ridotte e la Nutella non c'è perché vendono quella di Trader Joe's, esatto. Con marca Trader Joe's, esatto. Facciamola vedere. Che poi non è fatta con le nocciole ma con le mandorle, almond. Però posso dire che è veramente buona, quindi se qualcuno magari fosse, non so, allergico alle nocciole, questa la può mangiare. Alessia di parte. $3,99. Una cosa che io mangio sempre, dato che il burro di arachidi a me non piace, a me piace il burro di mandorle. Anche te? Sì, anche a me piace. Eccolo, l'alternativa al burro d'arachidi. Sì. Costo $3,49. Sì. A me a te però piace salted o not salted? Not salted, però la marca Trader Joe's
No. No. Abbiamo finalmente trovato il frigo che vende le cose internazionali. Allora, abbiamo gli spring rolls. Gli spring rolls, però fatti con il pork, cioè con il maiale. Il pane al formaggio. Le spanakopita. Che buone! Quelle greche! Sono praticamente delle sfogliatelle con formaggio e spinaci. E anche le empanadas. Con cosa dentro queste? Il pollo, i vegetali e il chimichurri, la salsa. Mostrare i corn dogs. Assurdi, questa è una cosa assurda, però non capisco dell'America. Ti piacciono? No, non assolutamente no. Sono praticamente come degli hot dogs per la forma, però sono fatti di corn, cioè di mais praticamente, fritto. E poi qui se addirittura l'hanno riempiti. Di solito li vendono attaccati a un bastoncino, perché li vendono tipo alle fiere o a questi mercatini che fanno per le strade. Latte di tutti i tipi, al cocco, al macadamia, al hemp, che non mi viene la traduzione in italiano, no. Però è senza lattosio. Poi abbiamo avena, mandorle e matcha, al riso, latte di riso e ancora mandorle, prodotti per il corpo. Vediamo un attimo la sezione patatine, troviamo qualcosa di crazy. Queste sono le white cheddar, che sono al formaggio e sono i puffs, cioè non so come, se mi ricordo come si chiamano in italiano. Non lo so se c'è un nome, ma scusa, queste cosa so? Jerk style chips. Jerk styles banana. Le provate mai? No. Sono praticamente delle plantain. Che so, queste banane verdi, sono i platani verdi che li tagliano fini fini e poi li friggono. E perché jerk? Sempre la jerk salsa style, jerk? Penso sì. Ah, jerk, giamaicana. Giamaicana, sì. Sì, esatto. Spezie giamaicane. Ma ci sono anche normali, eh. Oppure originali, plantain chips, costo 99 centesimi. Sì. Jerk style 1,99. Scusa, ma due piccioni qui? Ah, sono i membri di Trader Joe's. Uno è Jackson, uno è Marvin. Abbiamo pagato. Ok, primo supermercato americano done. Proviamo quella che hai comprato? Sì, apriamo la borsina bellissima comprata. Okay. Allora, reazione in diretta di quello che abbiamo comprato, che è, ricordiamo, watermelon jerky. Non ci ha fatto niente di male, watermelon. Ok. Eh sì, guarda che carino, sono proprio fatta a forma di... Facciamole vedere. Oh, ma c'hanno i semi! Sì, è proprio, secondo me, è proprio fette di cocomero che è stato disidratato. E sa di che cosa? Di chiuso. Di chiuso, sa di... Cioè, erano chiuse. Fa sentire l'odore di tutte? Sa di chiuso, sì. Proviamolo. Ma il sapore è dolce. Provo anch'io? Provo che forse sei più reliable. Ah, lo vogliamo dire? Sì, io ho avuto il COVID un anno fa, ancora non ho completamente il mio odore e sapore, però i sapori dolci li sento molto. È praticamente cocomero. Sa di anguria. Tu m'hai fatta. Tu m'hai fatta, ma poverina. Cioè di quelle che stanno sotto il sole dopo tanto tempo e poi sono granulose. A me non mi piace. Non gli è piaciuta, Chiara. Mm-hmm. Io, come ho detto, sono poco affidabile. Qualcosa no. Sento, ma... Ha riniziato. Sì. Piano piano. Stop number two! Food Bazaar! Se vi ricordate, qua in questa zona io sono venuta per un altro vlog che vi lascio qua sopra. Era il vlog con la famiglia che ha aperto Manducatis. Ida e Vincenzo! Purtroppo Vincenzo non c'è più, ci ha lasciato qualche settimana fa.